russo. Tema più leggero perché ve l'abbiamo detto anche prima, oggi è San Valentino, 14 febbraio, la festa degli innamorati. Come si festeggia? Allora, cerchiamo di capirlo con Lino Enrico Stoppani, presidente del FIPE che è collegato con noi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. E allora, dicevo prima che probabilmente gli innamorati che insomma, vorranno fare qualcosa, ma lo decideranno solo all'ultimo minuto, se cenare in casa oppure se uscire al ristorante. Peraltro i ristoratori, ci fate sapere voi con i vostri dati, affermano di aver ricevuto in media il 30% delle prenotazioni rispetto a quelli che sono i coperti disponibili. Le chiedo allora. C'è meno amore, poi naturalmente si scherza oppure si cena veramente meno fuori casa, nei ristoranti? No, mi fa due domande. Su quello che è la tendenza del fuori casa, questo siamo in controtendenza perché a differenza dei consumi alimentari in casa sono crollati nel periodo della crisi 2007-2016 con una diminuzione a doppia cifra e la ristorazione, il fuori casa aumenta per una serie di motivi, cresce la domanda estera, crescono le occasioni di consumo, cambiano anche i comportamenti delle persone. Ritornando invece a San Valentino riconferma insomma, che è una delle serate più importanti per le nostre attività, insomma, che raggiunge performance importanti a livello del Capodanno, dell'8 marzo o comunque di giorni importanti. Insomma. E qui si combinano buoni sentimenti degli innamorati più o meno stagionati con il business che caratterizza le attività commerciali e che interessa in particolare bar, pasticcerie. I negozi, insomma, per cui siamo pronti. Il 49% dei nostri intervistati, insomma, si aspetta di fare tutto esaurito, per cui è certamente una giornata molto importante, non solo per i sentimenti, ma anche per gli affari dei commercianti e dei ristoratori particolari che rappresento. Ma ci sarà una flessione magari della clientela proprio rispetto all'anno scorso, al 2016, secondo lei? Beh, quelli che sono i nostri dati, insomma il 35% dei ristoratori ritengono che ci sia una leggera flessione rispetto al 2016, mentre invece il 56% dà una stabilità nel lavoro e solo il 9% invece prevede un qualche aumento. Questo è un segno di tempi, anche se è un dato importante, insomma, quasi la metà dei ristoratori hanno tutti esaurito, che in momenti di difficoltà come oggi è un grande successo. Ecco, quali saranno magari le idee dei ristoratori proprio per attentare le coppie ad andare a mangiare nei propri Beh, qui ristoranti? c'è spazio per ogni fantasia, insomma, ci sono dei menu dedicati, insomma, con anche dei piatti denominati dalla ricerca che abbiamo fatto con il nostro ufficio studi, insomma, c'è chi ha individuato il menù cuore rosso oppure un dolce amaro o comunque denominando dei piatti dedicati alla giornata, per cui è certamente un'occasione insomma anche per ingolosire con delle novità di carattere gastronomico oltre a quelle che sono invece la qualità e la costanza delle nostre attività. Va bene, grazie allora a Lino Enrico Soppani, presidente del FIPE, per essere stato in compagnia di TGCOM 24. E allora è tempo però adesso anche di